Ami Frozen tanto quanto noi? Scopri come realizzare le decorazioni del castello di Elsa e persino come fare un piccolo miracolo. Sei curiosa? Allora guarda il nostro nuovo video su Lalilu. Il nostro fratellino superattivo non si trova più da nessuna parte. Ah, eccoti qua! Sei pronto ad ascoltare? Ah, sono un dinosauro! Povera me! Far addormentare un fratellino è un compito fattibile. Ma mettere a dormire un dinosauro è piuttosto difficile. Pensa, sorella, pensa! Come lo metto a dormire? Dovrei attaccarlo al letto con la gomma da masticare. O giocare al pavimento a lava, così salterà sul letto. Essere una sorella maggiore è così difficile. Ma cos'è successo? Si è finalmente messo sotto le coperte. Immagino sia ora di prendere un libro. Oggi ti racconterò una fiaba invernale su due sorelle, Anna ed Elsa. E ti mostreremo anche cose fantastiche per le tue bambole. Guarda attentamente! Per cominciare facciamo delle pareti di ghiaccio con cristalli lucenti. Avremo bisogno di foglie A4 di cartone dai colori freddi invernali. Taglia i fogli per il lungo in due o tre parti usando un righello. Taglia un angolo in diagonale in modo da ottenere una forma che assomiglia a un cristallo. Crea molti pezzi di vari colori e dimensioni. Rivesti la parte superiore dei cristalli sul lato anteriore con la colla. Cospargi lo strato appiccicoso con cristalli decorativi e rimuovi l'eccesso. Usa uno spesso pezzo di cartone bianco per fare la base della decorazione. Fai delle alette su tutta la base a diversi livelli e distanze l'una dall'altra per renderla 3D. Ora dobbiamo attaccare il resto dei cristalli. So cosa può aiutarci. Elsa è bravissima! La magia di Elsa trasforma tutto ciò che trova sul suo cammino in ghiaccio. Sono così felice che il mio potere abbia dei benefici almeno qualche volta! Il vento soffia via le decorazioni del castello di ghiaccio! Ups! Immagino di aver esagerato! Ringraziamo Elsa! Cercheremo di crearle una corona d'argento. Prendi una bottiglia di plastica e rimuovi l'anello sotto il tappo. Taglialo e provalo sulla testa di una bambola. Taglia la plastica in eccesso ai bordi. Usa un pennellino e dipingi il cerchietto d'argento. Taglia un dettaglio di una forma adatta da un fiocco di neve, ad esempio un semiovale. Attacca la base all'archetto e decora la corona con cristalli Swarovski. Mi sta davvero bene? Elsa vuole vedere se la corona le si addice. Decora uno specchio in stile Elsa. Colora un ciondolo in argento e attaccaci uno strass. Che meraviglia! Questa corona è degna di una principessa! Elsa vuole cambiare la sua pettinatura dopo essersi vista allo specchio. Aiutami a disfare la mia treccia! È così scomodo srotolare i capelli lunghi con le mani! Mi piacerebbe farlo, Elsa! È un'idea geniale! Facciamo una spazzola in grado di gestire i tuoi capelli lunghi e folti. Avremo bisogno di un nastro decorativo scintillante. Puoi prendere uno scovolino usa e getta per i denti o la spazzolina di un vecchio mascara. Avvolgi il manico nel nastro. Scalda un taglierino sopra una candela e taglia l'eccesso. Questa spazzola è fatta apposta per me! Ora posso portare i miei capelli bianchi sciolti come la neve! Fidati di me, fare una treccia ogni mattina è una grande sfida! E i mobili? Usa una scatola di profumo di plastica trasparente. Decora il lato con le scritte. Attaccaci un grande strass a forma di cuore. E aggiungi strass più piccoli di diverse dimensioni e colori intorno. Spremi molta colla a caldo sui punti liberi e cospargi di glitter decorativi.
Questa scintillante sedia imbottita completa perfettamente le nostre decorazioni di ghiaccio. Cosa ne pensi, Elsa? E non fa affatto freddo! Voglio creare qualcosa per quando mi siedo su questa bellissima poltrona. Facciamo un album di schizzi per Elsa. Crea molte pagine bianche e rotonde usando una perforatrice e una copertina con un cerchio di carta blu. Lascia che ci sia di nuovo brutto tempo nel castello di ghiaccio. Comunque, nemmeno il mio potere è mai riuscito a fare fiocchi di neve così grandi. Elsa, cosa hai fatto? Queste erano le pagine per il quaderno! Fai un buco nelle pagine con un punteruolo. Apri un anello e infilaci tutti i fogli. Decora la copertina con un ciondolo a forma di fiocco di neve e chiudi l'anello. Wow, che blocco per gli schizzi originale! Ho dimenticato di dire che non ho nulla con cui disegnare. Aspetta, ti faremo una matita di neve. Prendi un pezzo di mina per matite meccaniche. Spremi della colla trasparente sulla carta in modo da non macchiare il tavolo. Metti la mina nella colla e cospargila di neve artificiale. Decora con uno strass in cima. Anche il gelo più grande non ti impedirà di disegnare quando hai questa matita. Come posso disegnare un cuore perfetto se i miei capelli mi vengono sempre in faccia? Risolveremo questa situazione e daremo alla nostra regina del ghiaccio una molletta per capelli. Una molletta con strass. Decora una piccola mollettina attaccandoci degli strass con la colla trasparente. Beh, proverò a legarmi i capelli. Va davvero meglio! Elsa, sono io, Anna! Oh, sei cambiata così tanto! E anche tutto ciò che ti circonda! Grazie, non sapevo nemmeno di esserne capace! Mi dispiace così tanto! Torniamo insieme nel regno! No, devo rimanere qui! Così non farò del male a nessuno! Ma tu sei l'unica che può fermare questo eterno inverno in città! Non posso controllare la maledizione, Anna, per favore! Non farai altro che peggiorare le cose! Ho così tanta paura! Non sei al sicuro qui! Oh no! Elsa ha accidentalmente ghiacciato Anna! Per congelare una bambola, la metteremo in una scatola di plastica. Ricoprila con acqua filtrata, in questo modo il ghiaccio sarà più chiaro. Metti lo stampo in un congelatore durante la notte. Al mattino estrai la scatola e stacca il ghiaccio ai lati. Anna si è trasformata in un blocco di ghiaccio. Non volevo, no, non volevo! Scusa, non doveva finire così. Non posso sistemare nulla! Mia amata sorella! Anna si è congelata! Devo nascondermi, così non mi congelerò anche io! Spegniamo la luce nella camera da letto mentre Anna si sta sciogliendo. Anna? Elsa, mi dispiace così tanto! Ci sarò sempre per te! Va tutto bene, siamo di nuovo insieme! Ma solo un atto di vero amore può sciogliere un cuore ghiacciato! L'amore scioglierà il ghiaccio e la primavera arriverà ad Arendelle! L'amore vince sul freddo e il sonno vince sul fratellino iperattivo! Lasciamolo solo con i suoi sogni. Il nostro canale Lalilu vuole ricordare i suoi iscritti che la gentilezza e l'amore vincono sempre. E vogliamo anche ricordarvi di premere like e di fare clic sulla campanella per non perdere nessun nuovo video. Guardate e ricreate le nuove fiabe per le bambole con il nostro canale Lalilu.